passata l'emergenza acqua, anche nelle stense, riprendere la vita quotidiana significa confrontarsi con tutta una serie di problemi cui non si è abituati. E spesso la solidarietà costituisce l'unico punto di riferimento. Emblematico a tale riguardo il caso di carceri, come ci spiega il sindaco Tiberio Businaro. Sì, devo dire che è stato esemplare avere l'offerta di solidarietà praticamente da tutto il territorio. Abbiamo avuto anche la visita dell'onorevole Bitonci che ci ha dato la disponibilità di una piccola cifra per le prime spese che abbiamo avuto per la protezione civile. La solidarietà è stata tantissima e molte persone poi hanno telefonato per vestiario, per dare anche magari dei mobili da tutto il territorio del Veneto e anche dalla Lombardia e anche da altre regioni. La situazione a un certo punto è stata così drammatica che l'intera popolazione di carceri, unitamente a quella di Virzzolo, ha rischiato di essere trasferita altrove. Dopo due giorni, quando la piena stava diventando difficilmente controllabile, hanno iniziato a telefonare anche dalla Protezione Civile della Regione, ipotizzando e anche quasi ordinando di praticamente evacuare quasi tutto il paese, anche perché la quantità d'acqua che doveva passare attraverso il nostro canale Brancaglia era di circa 25 milioni di metri cubi d'acqua e avevano calcolato gli esperti anche del Consorzio di Bonifica che se non riuscivamo a controllare questa piena del canale o se uno degli argini fosse ceduto, ovviamente non si riusciva a mettere in sicurezza poi le persone e le cose. Qual è stato l'elemento determinante per la vostra salvezza? Sicuramente il tempo. Abbiamo avuto quel giorno e mezzo nel quale siamo riusciti a ristrutturare un argine di circa 450 metri, abbiamo alzato un argine in una notte e abbiamo poi con il Consorzio di Bonifica, con la Prefettura, con i sindaci, con il Genio Civile abbiamo sottoscritto un documento che ha permesso di fare un taglio dell'argine a Vighizzolo e poi riversare una parte di acqua su una campagna. Con un taglio controllato, un'operazione meravigliosa di bonifica che ha permesso che ci salvassero i due paesi. Siamo riusciti anche a salvare l'abbazia con l'argine che abbiamo fatto di 450 metri. Ovviamente la sensibilità per la nostra abbazia è elevata. Al momento qual è la situazione? Abbiamo purtroppo il paese diviso in due perché abbiamo alcune infrastrutture, quindi ponti, strade che non permettono oggi di passare perché dobbiamo fare delle perizie per capire qual è lo stato dei danni e per sapere se sono sicure. In ogni comune la situazione è diversa. Come diversa è la storia che ciascuna comunità alle prese con l'alluvione ha vissuto. Per quanto riguarda Este, la preoccupazione maggiore è rappresentata dagli argini, la cui manutenzione negli ultimi anni non è stata adeguata. Ora, alla luce di quanto accaduto, l'attenzione si concentra in particolare sul Bisatto, che attraversa il centro cittadino. A 20 giorni dalla rottura dell'argine del Frassine, le cui acque hanno raggiunto anche Este, facciamo il punto della situazione e un primo bilancio con il sindaco Giancarlo Piva. Ecco, la situazione che stiamo vivendo è una situazione che non è ancora conclusa. Siamo nel post emergenza, ma i problemi ci sono ancora e abbiamo comunicato alla Regione quelli che sono i dati che presumiamo di avere nel nostro territorio, che ammontano a circa 6 milioni e mezzo di euro. La preoccupazione primaria, peraltro, che abbiamo è quella delle famiglie. Noi abbiamo ancora 5 famiglie che non sono rientrate all'interno della loro casa. La rete idrografica locale ha dovuto smaltire una quantità d'acqua enorme, ben superiore alle previsioni. In che situazione si trova ora? Ecco, la rete idrografica di Este è una rete molto complessa. Tutta questa rete è stata fortemente sollecitata dall'onda di piena. Gli argini hanno avuto forti sollecitazioni, in alcune parti sono stati anche pesantemente danneggiati, erosi dalla forza delle acque che scendeva in quei giorni. A questo punto noi abbiamo fatto un monitoraggio attento dei nostri argini continuamente. Accanto al monitoraggio abbiamo quindi fatto una documentazione che abbiamo mandato alla Prefettura, abbiamo mandato al Genio Civile e al Consorzio, dove abbiamo documentato proprio i punti più critici negli argini della nostra città, che sono legati anche al fatto che nel tempo è stato
stata fatta una manutenzione che riteniamo carente, e l'opera di manutenzione per la sicurezza idraulica è un'opera fondamentale. Se non investiamo nella manutenzione, paghiamo dopo, in questo caso con questo tipo di emergenze. Da parte del Genio Civile c'è stata anche una risposta sollecita su un fiume che non è stato direttamente interessato dall'alluvione, che è il Bisato, che passa proprio nel centro della nostra città e che quindi crea anche per noi una maggiore preoccupazione, perché è chiaro che un fenomeno di difficoltà e di crisi su questo asse fluviale comporterebbe dei danni enormi per la città. Ospedaletto Euganeo è stato il comune delle Stense più colpito dall'alluvione. Oltre 1.000 ettari allagati, 10 milioni di euro di danni. Certamente, allora tutta la zona nord, che sono più di 1.000 ettari, sono 1.100 erotti ettari allagati, 221 famiglie, 21 aziende produttive, una trentina di aziende agricole, con danni che sono effettivamente rilevanti. Noi li abbiamo quantificati in 10 milioni di euro. Per il paese il settore avicolo da tempo è quello più importante. Sì, il settore avicolo, il settore dell'allevamento, perché questo è stato lo sviluppo che ha avuto l'agricoltura qui da noi. L'assistenza continua avuta durante proprio il periodo di crisi maggiore, parlo della notte dell'1, del 2, del 3, ha fatto sì che, nonostante il terreno invaso sia la più grande rispetto agli altri comuni ed è una zona agricola, noi abbiamo pochi morti tra gli animali. E abbiamo sfollato 2-3 allevamenti proprio durante l'alluvione, abbiamo salvato un centinaio di scrofe che stavano partorendo e abbiamo avuto un danno che rispetto agli altri è limitato. Adesso, affrontati tutti gli altri problemi, vi dovete confrontare con la burocrazia. Innanzitutto non sarà un risarcimento ma un contributo, e questo già preoccupa. Le procedure continuano a mutare di giorno in giorno, tra l'altro aggravando una situazione amministrativa qui del comune, cioè i dipendenti, di oneri che assolutamente non sono in grado di sopportare. Si pensi solo all'ultima stamattina ho venuto a sapere che entro mezzogiorno dobbiamo consegnare tutto l'elenco dei codici fiscali sia delle aziende che dei privati, e bisogna reperirli in 3 ore, 4 ore, reperirli per mandarli via. Non è un lavoro a poco, sono veramente disfunzioni che vanno denunciate. Verrebbe quasi da dire che più dell'alluvione ha potuto la burocrazia. In buona fede sì. Se poi ci mettiamo anche un pelino di malafede, può darsi che qualcuno anche sia uno dei tanti sistemi per fare i furbetti. Il gioco dell'oca, no? È quello di creare continuamente intralci per eliminare gli avversari. Ecco, questo. Bisogna, come diceva Andreotti, bisogna pensare male, sempre male in queste situazioni. A Vighizzolo gli allagamenti sono stati modesti e hanno interessato unicamente la zona in cui è stata prelevata acqua dal canale Brancaglia, per evitare una possibile esondazione. Questo intervento ha consentito di salvare la situazione, evitando possibili ulteriori danni sia al territorio di Carceri che di Este. Ora, superata l'emergenza, c'è solo da augurarsi che si faccia tesoro di quanto accaduto.